Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di sensori. L'interesse per i sensori è in continua crescita, data l'esigenza di misurare grandezze fisiche, chimiche e biologiche in numerosi ambiti. La ricerca sta facendo anche un grandissimo lavoro nel settore delle nanotecnologie. L'invitato di oggi è Luciano Dessio, ricercatore all'Università La Sapienza di Roma, group leader di un gruppo di ricerca giovane fortemente motivato che si occupa dello sviluppo di dispositivi nanotecnologici per applicazioni nel campo della medicina di precisione, biosensoristica e biodiversità funzionale. Buongiorno Luciano. Buongiorno. Ci può spiegare in breve il progetto a cui lei e il suo gruppo state lavorando? Assolutamente sì. Presso il Dipartimento di Scienze, Biotecnologie e Medico-Chirurgiche di Latina dell'Università La Sapienza di Roma, stiamo lavorando su un progetto fortemente competitivo, internazionale e multidisciplinare, supportato dal programma Science for Peace and Security della NATO. Il progetto ha l'ambizione di realizzare un biosensore rapido, fortemente innovativo, che sfrutta le proprietà meravigliose dei nanomateriali e delle nanotecnologie e di cristalli liquidi fotosensibili. L'idea di base è quella di realizzare un dispositivo miniaturizzato, low cost, che possa essere utilizzato in situ, ovvero per poter monitorare la qualità delle acque, possano essere potabili, fluviali, marine, qualora queste venissero contaminate con agenti patogeni molto pericolosi, quali per esempio i batteri. Ma naturalmente il dispositivo è talmente versatile e può anche essere utilizzato per poter misurare eventualmente dei virus pericolosi, come per esempio l'attuale coronavirus. Per far ciò sfruttiamo le proprietà di nanoparticelle di oro, che vengono funzionalizzate con dei recettori, che sono degli anticorpi, che possono riconoscere in modo selettivo la presenza di eventuali patogeni nocivi. Qualora ci fosse un riconoscimento univoco e selettivo, il dispositivo dà il primo segnale di allarme mediante una variazione colorimetrica, che può essere facilmente verificata anche con il semplice occhio umano. Per cui, diciamo, anche l'operatore che utilizzerà questo dispositivo non dovrà avere una formazione particolare. In più, per poter aggiungere un secondo grado di controllo, abbiamo integrato nel nostro biosensore un layer molto sottile di cristalli liquidi fotosensibili che possono misurare in modo accurato concentrazioni molto basse di agenti patogeni e quindi confermare nuovamente il primo segnale che avviene mediante il cambio colorimetrico. Quindi, diciamo, il dispositivo è fortemente biattivo. Può generare due segnali di allarmi e può in tempo reale dare un'informazione qualora ci sia una contaminazione esterna oppure diciamo involontaria delle acque. Questo progetto, come dicevo, è supportato dal programma SPS della NATO e collaboriamo in questo progetto con un gruppo molto interessante internazionale che è attualmente diciamo nella Repubblica di Corea, ovvero nella Jeonbuk National University, e in più abbiamo un end user, ovvero un ente riconosciuto a livello mondiale che avrà il compito di recepire questa tecnologia e di trasformarla in un vero e proprio prodotto industriale. Nel nostro caso particolare ci fregiamo di avere la presenza dell'Air Force Research Laboratory degli Stati Uniti, ovvero un end user che garantisce non solo completezza al progetto, ma anche condividono con noi un know-how e un'innovazione che sicuramente è un valore aggiuntivo alle potenzialità del nostro biosensore. Grazie Luciano, è veramente una ricerca molto, ma molto interessante e soprattutto importantissima anche per la sicurezza delle persone e del pianeta. Vi invito a seguire anche le prossime interviste di Automazione Oggi. Alla prossima, arrivederci.